Io non capisco. È assurdo. Stai male? No, no. Portami un bicchiere d'acqua. Subito. Radio Costa chiama Libero. Radio Costa chiama Libero. Libero, sei ancora in ascolto? Sì, qui Libero in ascolto. Parla pure. C'è il capitano Lupis della polizia che ti vuole parlare. Va bene. Qui il capitano Lupis. Parlo con il reggente del faro? Sì, sono il reggente del faro, capitano. Il naufrago insiste nell'affermare di chiamarsi Cerletti? Sì, capitano. Bene. Fra un'ora al massimo saremo al faro e controlleremo. Porteremo con noi Cerletti, cioè l'altro Cerletti. Nel frattempo, stia attento al naufrago. Lei è armato? Sì, ma credo non ce ne sia bisogno, capitano. La prego di tenerlo sotto stretta sorveglianza, ha capito? Va bene. Confidiamo nella sua collaborazione. Non le posso dire il motivo, ma questa faccenda è molto importante per noi. Fra un'ora al massimo saremo lì con un elicottero. A proposito, faccia in modo che quando arriviamo al faro, i due Cerletti non si incontrino. Ha capito? D'accordo. Passo e chiudo. Passo e chiudo. Tieni. Eh? No. Grazie. Lei ha sentito che cosa ha detto? Coraggio. Che cose? Perché non mi lega? Potrei saltarle al collo. Non dica sciocchezze. Non ha sentito? Devo essere sorvegliato strettamente. Non ha una pistola. Non fare così, ti prego. Sì, 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 ma è che io... Ma lei... Che cosa ne pensa? Non lo so, non lo so. Ma aveva qualche nemico, qualcuno che le voleva male? Non credo, non credo. Non... Beh, fra poco sapremo, eh? Grazie. Cominciò così la nostra attesa piena di tensione e di angoscia. Lo zio Libero andava su e giù per la stanza, come era sua abitudine quando era nervoso. Ogni tanto prendeva il binocolo e guardava fuori del finestrino. Si capiva che non vedeva l'ora che arrivasse la polizia e quel mistero fosse chiarito. Cerletti invece se ne rimase seduto nel suo angolo, apparentemente calmo, indifferente, come immerso in una specie di letargo che non faceva presagire nulla di buono. Chi era veramente? Era davvero quello che affermava di essere? Finalmente, quando Dio volle, si udì un rumore lontano. Va bene, zio. Mi raccomando, stia calmo. Non si preoccupi per me, io sono perfettamente tranquillo. Non riesco a vedere niente. Sono il capitano Lupis. Lei è il reggente del faro? Sì, sono il reggente del faro. Piacere. Il signor Forti. Piacere. Il tenente Ambrogi. Ha fatto come le ho detto? Certo. Ma perché non devono incontrarsi? Adesso capirà. Tenente, faccia in modo di poterlo vedere, ma senza farlo entrare. Va bene, capitano. Ma è incredibile. Proprio curioso di vedere in faccia quest'impostore che ha preso il mio posto. Ma è uguale all'altro. Davvero? Ma sì, è identico a me. È una cosa pazza.
Non c'è niente di strano. Non è infrequente il caso di due persone che, pur non avendo nessun grado di parentela, si assomigliano come due gocce d'acqua. Ora però l'importante è sapere chi è il vero Cerletti. Capitano, io protesto ancora una volta contro questo che considero un vero sequestro di persona. Lei non poteva obbligarmi a venire qui. Domani sporgerò querela. Lei non sta ai patti. Dimentica che è venuto qua spontaneamente per collaborare con la polizia alla risoluzione di un caso molto complicato. Dunque adesso lei non vuol più collaborare? Ma sì, sì. Sapessi almeno di che si tratta. A suo tempo. A suo tempo lo saprà. Se non lo sa già. Scusi, dov'è l'altro? Nella stanza superiore. C'è un posto dove si possa parlare? Sì, nella mia stanza. Venga. Mi scusi, signor Cerletti, ma le garantisco che ci sbrigheremo nel più breve tempo possibile. Tenente, lei rimanga qua. Prego, si accomodino. Bene. Faremo qui gli interrogatori. Cosa ne dici? Sì. Posso offrirvi una tazza di caffè? Sì, vada per una tazza di caffè. Per me no, grazie. Beh, cosa pensi di fare? Ma ufficialmente sei tu che conduci l'inchiesta. Va bene, ma cosa devo fare? Per prima cosa interrogherei il naufrago, per farmi un'idea della sua personalità. Lo facciamo venire qui. Scusate, non sarebbe meglio andare da lui? Non si è ancora rimesso dallo shock? Giusto. Non dobbiamo dargli la sensazione che gli stiamo facendo un processo. Buono questo caffè. Senta, qual è la sua opinione sulla personalità del naufrago? Ma cosa vuole che le dica? A me sembra sincero. L'ho visto riacquistare la memoria lentamente, potrei dire sotto i miei occhi. Se voi sapeste con quanta fatica ha ricostruito il suo passato, disperatamente, fino a quando poi ha detto di essere Cerretti. Nemmeno un grande attore sarebbe stato capace di recitare così bene. Insomma, io non lo credo, ecco. E poi, perché lo avrebbe fatto? Questa è anche la nostra opinione. Ma dobbiamo esserne certi, assolutamente. Altrimenti non potremo agire. Scusate, che cosa si tratta? Scusi un momento. Cosa gli devo dire? Dimmi che si tratta di spionaggio. Per ora possiamo solo dirle che si tratta di un caso di spionaggio. Di spionaggio? Sì. Il signor Forti è un agente del controspionaggio. Ma che fanno? Ma perché ci mettono tanto tempo? Il capitano Lupis e il signor Forza. Piacere. Io sono a vostra disposizione. Lei ci scuserà, ma noi dobbiamo porle alcune domande. La preghiamo di rispondere anche se la risposta le sembrerà ovvia. Il suo nome? Francesco Cerletti. Età? Sono nato il 15 ottobre del 1914. Sposato? Vedovo. Figli? No. Dunque, venerdì sera lei si è imbarcato a Olbia sulla motonave Ichnusa. Durante la traversata è stato vittima di un'aggressione. Degli sconosciuti l'hanno improvvisamente assalito alle spalle e l'hanno buttato in mare, tentando nel contempo di strapparle la valigetta che lei aveva in mano. È esatto? Ah sì, sì, è esatto. Come mai lei era sul ponte? Non riuscivo a dormire e poi avevo un forte mal di testa e così sono uscito per prendere una boccata d'aria. E come mai ha portato con sé la valigetta? Io non la lascio mai, capito? Certo, certo.
Quando sono uscito, il ponte era deserto, o almeno mi sembrava così. Mi sono affacciato al parapetto e sono rimasto qualche istante a guardare. Improvvisamente ho sentito un lieve rumore e mi sono voltato. Qualcosa mi ha colpito alla testa. Ho sentito un dolore violento, ma non sono svenuto. Poi mi hanno sollevato e hanno tentato di strapparmi la borsa. E dopo il vuoto. È stato terribile. Ed è riuscito a vedere i suoi aggressori? Beh, era troppo buio in quella zona della nave. E poi tutto si è svolto così rapidamente che non... Dunque lei non saprebbe riconoscerli? So, forse, se li vedessi. E dov'è la valigetta? La valigetta con i soldi? Sì. Ce l'ho io, scusi un momento. Eccola. Grazie. Quanti sono? 10 milioni. Lei non sa se sono state prese le serie prima di consegnarle? No, è impossibile, sarebbe un lavoro troppo lungo. Non si tratta di banconote nuove. Certo, certo. Ma quel tale che ha preso il mio posto, domani mattina non avrà i soldi da portare in banca. Si sbaglia. Ha una valigetta identica a quella e con la stessa somma. Ma è diabolico. E adesso cosa si fa? Procedi con il confronto. Le dispiacerebbe far venire su quell'altro. Ma come qui? Sì. Senta, capitano, il trovarsi di fronte improvvisamente a un sosia non potrebbe procurargli uno shock. Non dimentichi che si è ripreso appena adesso dal trauma del naufragio. Sì, lo so, lo comprendo, ma è un rischio che dobbiamo correre. Come vuoi. Bisogna riconoscere che salvando il denaro lei ha dimostrato un attaccamento al dovere veramente encomiabile. Sono soltanto un buon nuotatore, è tutto qui. Amici? Ma conduco una vita molto ritirata. Eppure un amico deve ben averlo. Uno, credo di sì. Il signor Alberto Meoni, un alto funzionario al Ministero del Tesoro. Ci vediamo tutte le domeniche. Dove? Al Caffè Greco. Abitiamo da quelle parti. E cosa prendete abitualmente? Io un rabarbaro e lui un vermut liscio, con le olive. Adesso mi ascolti bene. Sta per venire questo signore che secondo lei ha preso il suo posto. Lei stia calmo, mi raccomando, qualunque cosa accada. Prego, si accomodi. Che cos'è questa buffonata? Mi spiegherete, spero. Avrete notato che questo signore è esattamente la vostra copia. E con questo? Non capisco dove volete arrivare. A nulla. Semplicemente che questo signore dichiara di essere lui, il vero Cerletti. Non è vero. È un impostore. Cerletti sono io. Adesso lo vedremo. Ha amici lei? Non molti, ma uno credo di sì. Come si chiama? Alberto Meoni. È un funzionario del Ministero del Tesoro. E quando vi vedete? Quasi tutte le domeniche. Dove? Al Caffè Greco. Cosa prendete di solito? Io un rabarbaro. E lui un vermut, liscio. Con le olive, eh? Con le olive. Avete proprio pensato a tutto.
Che intende dire? Capitano. Abbiamo a che fare con individui di prim'ordine. È evidente che si sono presi la briga di studiare a fondo la vita di Cerletti. Eppure ci deve essere un modo per farlo cadere in contraddizione. No, per questa strada non ci riusciremo mai. E allora ci diamo per vinti? Ragioniamo un poco. Il loro piano era perfetto. Un uomo spariva e dal suo posto subentrava uno di loro, un suo perfetto sosia. In questo modo avevano la possibilità di accedere alle cassette di sicurezza della banca di cui Cerletti era responsabile. E noi sappiamo che in una di quelle cassette di sicurezza c'è un microfilm contenente informazioni militari segrete. Il piano era perfetto in ogni suo punto. Tranne in uno. Cerletti, il vero Cerletti, non è morto. Era un buon nuotatore ed è riuscito a salvarsi approdando a questo faro. Ecco l'unico imprevisto. Continua. Ora noi dobbiamo far leva proprio su questo punto. Perché da un imprevisto ne nasce un altro. E poi un altro ancora. E la verità viene a galla. Il tuo ragionamento è giusto, ma in concreto che cosa facciamo? Fai portare giù il nostro sosia. Prego. Soddisfatti adesso? Ah, sì, naturalmente. Bene, io devo andare perché ho molto da fare e devo tornare subito in continente. Ah, certo, ce ne andiamo subito. Ma in quanto a quel pazzo che è là dentro e che dice di essere me, sta a voi scoprire la sua vera identità e smascherarla. È quello che faremo. Beh, comunque io domani mattina farò sporgere querela alla mia avvocato. Oh, certo, lei è nel suo diritto. Vada giù intanto. Accompagni. Bene, capitano. Senti, ma non è meglio che continui tu l'interrogatorio? D'accordo. Senta, io capisco benissimo il suo stato d'animo. Ma non posso fare a meno di rivolgerle anch'io qualche domanda. In quale località della Sardegna si è recato esattamente? Sono stato prima alla nostra filiale di Tempio Pausani, poi a Nuoro e poi a Butuso. Avranno seguito ogni suo passo? Non ricorda nulla di particolare, di personale durante questo viaggio? Qualche cosa che non possa essere venuto a conoscenza di nessun altro? No, non credo. Si sforzi, via. Si concentri. Non posso. Lo deve fare. E allora ricominciamo da capo. L'interrogatorio di Cerletti si protrasse a lungo. L'agente del controspionaggio lo incalzava con le sue domande, implacabile, senza dargli un attimo di respiro. Cercava di ricostruire ora per ora, istante per istante, il viaggio di Cerletti in Sardegna. Era uno strazio vedere il povero uomo ripetere 100 volte le stesse cose. Eppure, ad un certo punto, fu proprio con questo battere e ribattere che venne fuori un elemento nuovo. Eccoci. Sì. Il cassiere di Buttuso ha l'abitudine di segnare l'ammontare della cifra su ogni mazzetto di banconote. E deve averlo fatto anche questa volta. Controlliamo. Quanto ha ritirato quella banca? 3 milioni. Ecco qua. 500 ecco. 500.000. Un altro. Bene. 500.000. 500.000, 1 milione e mezzo. 400.000. 600.000. 500.000. Sono 3 milioni. Bene. Può mettersi in comunicazione con il mio comando? Certo. Chiami sulla lunghezza d'onda di 200 kilocicli il signor Baracchi.
Quanti chilo ciclo? 200 kg. Va. Qui PH1 chiama il signor Baragli. PH1 chiama il signor Baragli. Insomma, si può sapere perché non andiamo via. Io non posso più aspettare, ho un appuntamento urgente. Abbia pazienza, si tratta solo di poco. Di poco, di poco, è un'ora che sono qui. PH1 chiama il signor Baragli. PH1 chiama il signor Baragli. Qui Baragli, passo. Scusi un momento, signor Baragli. Baragli, forse ho trovato. Bisognerebbe rintracciare il cassiere di Buddusu. Si chiama? Cossu, Lorenzo Cossu. Si chiama Lorenzo Cossu. Bisogna sapere se ha scritto di suo pugno l'ammontare delle somme sui mazzetti delle banconote che ha consegnato a Cerletti. Passo. Va bene, passo. Inoltre, bisognerebbe controllare se sulle banconote che si trovano nella casa di Cerletti c'è scritto qualche cosa. Passo. Va bene, ti chiameremo noi. Passo e chiudo. Passarono così altre ore di attesa snervante, ma alla fine, verso il tramonto, giunse la notizia che poneva la parola fine al caso Cerletti. Ne sei certo? Certissimo, lo ha scritto a penna, in rosso. Esatto, e sulle banconote di casa Cerletti? Niente, assolutamente niente. Allora il caso è risolto. Molto bene. Cosa devo fare? Abbiamo discusso qui la faccenda. Se Cerletti, il vero Cerletti, volesse collaborare, saremo a posto. Chiediglielo. Ma allora devo spiegargli di che cosa si tratta. Ti autorizziamo a farlo. L'importante è che si prenda una decisione entro questa notte. Domani sarebbe troppo tardi. Passo e chiudo. Passo e chiudo. Ha visto che siamo riusciti a sbrogliare la matassa? Mi sembra di essere uscito da un incubo. Tenente, adesso potete mettere le manette a quel tizio che è giù. Va bene. Fai accendere. Rispondete, missione fallita. Fermate il nostro agente, missione fallita. Interrompi la comunicazione. Alza le mani. E adesso girati. Arriva questa piccola radiotrasmettitrice. Un piccolo gioiello. La porto dal capo. Tu stai attento a lui. Stia tranquillo. Mettigli le manette. Noi sappiamo, tramite i nostri agenti segreti, che nelle cassette di sicurezza della banca, il cui responsabile è lei, vero? Beh, sì. Bene, in una di quelle cassette di sicurezza
Ci deve essere un microfilm contenente informazioni militari segrete, però non conosciamo il destinatario. Ora, se lei volesse collaborare con noi, potremmo giungere ad identificare il cervello di questa organizzazione spionistica. Volentieri, ma non vedo come io... È semplice. Lei non dovrebbe essere più lei, ma il suo sosia. Ma è pericoloso. Se si accorgono dell'inganno, potrebbero fargli del male. E lo so. È per questo che il signor Cerletti è libero di accettare o di rifiutare. Ci ha passato tanti guai per questa faccenda, poveretto, che dice... Appunto. Visto che me la sono già cavata una volta, non vedo come possa rifiutarmi adesso. E poi voglio fargliela pagare. Han giocato con me, con la mia vita, come il gatto col topo. Allora accetta. Accetto. Lei è una gran brava persona. E allora andiamo, non perdiamo altro tempo. Abbiamo trovato questa radio indosso alla spia. Cercava di avvertire i suoi che il piano era fallito. E ci è riuscito? Non credo. Dobbiamo esserne certi. Potremmo obbligarlo a trasmettere per noi un messaggio rassicurante. Ma non accetterà di farlo. Le spie non si piegano tanto facilmente. Ho sentito chiaramente che diceva Beta chiama Calypso. Beta chiama Calypso. Passo. Potremmo trasmetterlo noi un messaggio. Sì, perché la voce per radio non è riconoscibile. Proviamo. Beta chiama Calypso. 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 Qui Calypso, passo. Missione compiuta, passo. Dacci altri particolari. Non posso, mi sorvegliano. Passo e chiudo. Ecco, così siamo sicuri, non perdiamo altro tempo. Signor Cerletti, prego. Come stai? È guarita? Secondo me è popolare ormai. Vogliamo provare? Sì, prova, va. Ce l'ha fatta, zio! Ce l'ha fatta! Quella sera, quando ci mettemmo a tavola, provai un senso di vuoto. Era la mancanza di Cerletti. Ormai mi ero affezionato a quell'uomo che aveva saputo lottare con tanta energia per sopravvivere. Lo zio Libero lo capì e credo che ne fu un po' geloso, perché mi disse: sei stanco di stare al faro, eh? No, zio. Allora cosa pensi? Chissà come andrà a finire. Credi che si farà viva quella spia? No. Da quello che ho capito potrebbe andare in banca domani come potrebbe andare fra 3 mesi. Invece, l'indomani arrivò la notizia. La spia era andata alla banca e grazie all'abilità di Cerletti era stato catturato insieme ai suoi complici. Quando venne il battello dei rifornimenti, cercammo invano particolari dell'accaduto sui giornali. Nemmeno una riga. Facevano così quando si trattava di un caso di spionaggio. Anche Cerletti non ne dava che pochi cenni nella sua lettera in cui ci ringraziava per tutto quello che avevamo fatto per lui. Per alcuni giorni io vissi ancora nell'atmosfera eccitata dell'avventura che avevo vissuto. Poi, man mano lo scorrere lento dei giorni sempre uguali e pur così pieni al faro, mi riportò alla calma e alla normalità. Io di tutto ciò allora non me ne resi conto, ma lo zio Libero sì, e ne fu felice. Ero di nuovo il suo caro esclusivo nipote Giulio. E la vita riprese come sempre.